Oggi è una luce accesa in un periodo buio. Io veramente mi ci voglio affidare, anche commovente oggi, perché insomma i dolori, i lutti che c'è stato, solamente la nostra città conta 250 persone che ci hanno lasciato per questa malattia, la paura, le ansie, i distanziamenti sociali, le aziende chiuse, le perdite anche dal punto di vista economico, insomma è stato un periodo veramente complicato, molte notti non ci abbiamo dormito. La prima fase siamo stati bravi e fortunati, nella seconda abbiamo patito molto di più, ne parlavamo stamattina, insomma anche il nostro sistema ospedaliero è andato in grande difficoltà. Cioè, adesso ci siamo premuniti, le ali dell'ospedale, i posti letto all'ex CREA, però è questa, è la giornata di oggi che segna veramente una luce accesa. Arriverà il tempo per essere vaccinati tutti, ora giustamente sono partiti gli operatori sanitari, poi verrà tutto il tempo, quando sarà possibile toccherà a tutti noi, però diciamo stamattina tiriamo un sospiro di sollievo, ci affidiamo alla scienza, ci affidiamo alla vaccinazione, ci affidiamo ai ricercatori che hanno lavorato in questi mesi per uscire da questo periodo maledetto, perché davvero così non si può andare avanti. C'è da reggere ancora un po', c'è da non abbassare la guardia per qualche altro mese, però stamattina davvero è una gran bella mattinata.